Baietti, il quale tutto solo si sistema la sfera e la mette alle spalle di Sapri. 1-0 e festa per la tifoseria locale. Non c'è più tempo per reagire, vince l'Ugento. 5 saluta la panchina del Manfredonia. I Sipontini torneranno in campo mercoledì 9 ottobre ad Angri per il recupero del match della terza giornata, interrotto al 23esimo del primo tempo sullo 0-0 per l'infortunio dell'arbitro. Al 12esimo il Fasano trova il vantaggio, ma le guasta macchia di testa che lancia a rete Corvino, finta su Rizzo e conclusione in porta. È 1-0 al Vito Curlo. 3 reti in 2 gare per l'attaccante con il 10 sulle spalle, perché al 17esimo il Casarano pareggia. Cross di Ferrara dalla sinistra e girata di testa vincente di Saraniti. 1-1. Vediamo se Alemani va alla battuta lunga centrale, la spinta corta da parte di Alemani e poi si crea una mischia. E il Trepuzzi passa in vantaggio in maniera rocambolesca. Questo calcio di rigore parte Scarci, nettamente smarcato. Centonze che si era tuffato a sinistra. Pareggio dunque del Locorotondo, 1-1 al 41esimo minuto. E attenzione, Locorotondo nettamente sbilanciato, le mani in avanti sulla destra per Duff, il dribbling, la battuta alla rete. La rete di Duff che riporta avanti il Trepuzzi al 10° minuto della ripresa. Di prima intenzione Scarci verso Salvi, che salta bene un avversario, ancora Salvi, l'uscita del portiere, poi Romanazzo, il gol! Il pareggio di Romanazzo, 2-2. Ci ha messo e come lo zampino Romanazzo quest'oggi su questa partita. Effetto il traversone, palla per Duff, attenzione, vince un contrasto pericolosissimo, Duff la mette dentro. Fisicamente impossibile togliere il pallone a Duff, che ha vinto 2 contrasti ed è andato a siglare al 18esimo minuto la propria doppietta personale. La battuta è di Alessio Romanazzo, che va a segnare il gol del 3-3. Ancora ci pensa lui, doppietta firmata da Alessio Romanazzo, palla sotto la traversa, palla per Pentassuglia, cerca di far sfilare il pallone per Romanazzo. Romanazzo prova a entrare in area di rigore, il gol! Alessio Romanazzo è lui il protagonista indiscusso e indiscutibile di questa partita, tripletta, ed era partito dalla panchina. Calcio d'angolo, sfida dalla bandierina di destra, quindi oggi Dale. Buono il pallone per Di Giulio, evita l'avversario e può partire palla a piede. L'esalto un altro Di Giulio, si accentra, porta il destro! Mamma mia che gol! Pazzesco Di Giulio! Pazzesco! 1-0 meglio! Siamo dall'altro lato del campo, sempre Riezzo, palla in mezzo, colpo di testa! Era inevitabile! Fischio dell'arbitro, palla in mezzo! Arriva il 2-1 del Sava. Batte invece Cellammare, palla dentro, un colpo di testa ed è gol, e c'è il gol della nuova vetrana su una grande iniziativa da parte di Cellammare. Di Godoy, ancora Godoy, parte Godoy, ha pareggiato l'argentino. Gabriele per trovare il vantaggio. Parte Gabrielli, piazzato Spinelli, 1-0 Gallipoli al 46esimo minuto. Dalla cercare Mandolino, poi ancora, vediamo Mandolino.
Pellegrino e c'è il gol! Ha pareggiato il Parabita! Ha pareggiato il Parabita! Ha segnato il capitano, il veterano, il numero 10. C'è una palla dentro, interessantissima per il Gallipoli, ancora il Gallipoli, palla dentro! E il vantaggio del Gallipoli, incredibile quello che sta succedendo all'Effort Village di Parabita. Il Gallipoli ripassa, lo guarda Vinci, parte Vinci Rate, ha pareggiato ancora una volta il Parabita e adesso è una partita con i 20 minuti che rimangono da vivere. No!